È una testimonianza che ci giunge da una figura semplice. Altre volte, eh, i santi beatificati, canonizzati dalla Chiesa, hanno anche lasciato degli scritti che sono letti, studiati, eccetera. Del Beato Livatino ci sono due conferenze, c'è eh, le pagine molto riservate, molto semplici, scritte per se stesso. Del diario ma c'è una testimonianza che è molto più grande abbiamo ascoltato il papa che ha parlato di un amore di un amore che però è vero e valido e efficace quando va oltre il detto e laddove eh, le opere i gesti sono davvero l'esegesi la spiegazione delle parole certamente ci sono delle situazioni che ti accadono all'improvviso, gli eroismi, però, non sono mai improvvisati. Io credo che eh, il nostro martire, il nostro beato, abbia un sottofondo, abbia avuto un sottofondo, una base di eh, vita eh, vissuta nel quotidiano ma in una maniera davvero alta, eroica che gli ha permesso di fare poi un gesto quello che abbiamo anche tante altre volte veduto e ricostruito. Per me un fatto importante, un fatto significativo è questo sotto il profilo... Del, della prassi della congregazione delle cause dei santi. Il cosiddetto processo su Rosario Livatino non è nato come un processo sul martirio, è nato come processo, cioè una indagine approfondita, sistematica, attraverso dei testimoni. Eh, nei diversi livelli, testimoni oculari, testi per altre ragioni. È nato come un processo sulle virtù, sull'erosità delle virtù, cioè su di una vita cristiana integra nell'esercizio della fede, della speranza, della carità e di le altre eh, virtù, anche e quelle professionali, diremmo, trattandosi di un magistrato. Possiamo anche pensare alle virtù cosiddette cardinali o le virtù umane, la virtù della prudenza, la virtù della prudenza che è quella che è, con l'aiuto del Signore ti permette di calare nella vita pratica, nelle scelte concrete, quelli che sono i principi della guida del governo di una comunità. Pensiamo alla virtù della fortezza ecco, le, lo studio dell'esame della santità di Angelo Rosario Livatino è nata come esame sull'esercizio delle virtù successivamente è diventata una causa sul martirio e diremmo non è diventata per un artificio per un'invenzione del postulatore, degli attori della causa è nata Nell'esercizio, cioè nello, nello sviluppo delle testimonianze, sono state le testimonianze, soprattutto le testimonianze eh, dirette di coloro che poi ne hanno provocato la morte, sono state queste testimonianze che hanno convinto il passaggio dalla eh, causa sulle virtù sull'esercizio eroico delle virtù a sul martirio, quindi c'è stato diremmo un processo supplementare per mettere a fuoco questo eh, aspetto. Per cui diremmo sono eh, la santità del beate del martirio Latino e del martirio rientra anche sotto questo aspetto nelle sorprese eh, di Dio. Forse da un'osservazione esterna nessuno se la sarebbe aspettato invece è accaduto è accaduto che questo piccolo germe piantato ovviamente in una chiesa c'è cioè tutta una formazione la pratica cioè, che all'improvviso è sbocciato è fiorito e ci ha fatto, ha fatto rimanere stupiti e questa ammirazione che per me è molto importante non è una santità costruita ma è una santità eh, vissuta e fiorita in seno alla Chiesa stessa.